Prosegue la scalata playoff del Pineto che dopo il successo nell'infrasettimanale con il Vasto Girardi fa valere il fattore campo superando di misura il Mariani Pavone, il Monte Giorgio e arrivando così al quinto posto in classifica, l'ultimo utile proprio per la seconda fase. Squadra abruzzese in campo con il 3-4-3 consueto, ospiti che rispondono con il 4-3-3. Al secondo Minincleri per il Pineto su punizione fa correre un brivido al portiere Zizzania con il pallone che termina di un soffio alto. Al quarto la risposta della formazione marchigiana con il tiro cross dalla destra di Misin che costringe Mercorelli alla respinta. Gara giocata su buoni ritmi ma con poche emozioni e con le difese a sovrastare i due attacchi. Bisogna così arrivare al 38esimo minuto con una occasione ghiottissima per il Pineto e con Minnozzi che sotto rete non riesce a mettere il pallone alle spalle di Zizzania. Si disperano i biancazzurri con la gara che resta sullo 0-0 ma che finalmente si ravviva. Al 42esimo c'è infatti un pallone perso dal Pineto con la sfera che arriva a Mandolesi che cerca il gol della domenica mettendo il pallone di un soffio fuori. Passano pochi secondi e si rivede ancora il Pineto al 43esimo con Minincleri che in mezza rovesciata non inquadra lo specchio della porta. Nella ripresa al 7° minuto Bertolo per la formazione abruzzese per poco non gioca un brutto scherzo a Zizzania che riesce a respingere il pallone. All'8° Minnozzi fa gridare al gol la formazione di casa ma la difesa marchigiana riesce a salvarsi in qualche modo. Al 3° tentativo la squadra di Pomante passa grazie a Romano che di testa salta più in alto di tutti segnando il gol del meritato vantaggio locale. Pineto 1, Monte Giorgio 0 e abruzzesi avanti. Al 23esimo però c'è da segnalare il colpo di testa per il Monte Giorgio del nuovo entrato Santoro con Mercorelli che è attento. Gara vivace con Minnozzi che al 25esimo regala su punizione solo l'illusione del gol per la formazione abruzzese con la palla che però esce fuori. Al 34esimo Lupoli per il Monte Giorgio di testa su cross di Misin fa 1-1 ma Zoppi di Firenze annulla per fuorigioco su segnalazione del primo assistente. Soffre un po' la pressione ospite la squadra di Pomante che sembra anche accusare il caldo. Il match resta così in bilico visto che al 42esimo della Quercia tocca il pallone in area con la mano dopo essere stato vistosamente spinto. Il direttore di gara indica fra le proteste abruzzesi il dischetto con Mercorelli che ipnotizza Lupoli respingendo il rigore. Festa grande in casa biancazzurra con il vantaggio del Pineto che resiste e con il Monte Giorgio che non ci sta e che al 44esimo immischia in area abruzzese. Se crea un altro pericolo, poi 5 minuti di recupero e la festa del Pineto per 3 punti dal valore inestimabile. Oggi è stata una bellissima vittoria, sofferta, con una buona squadra, una squadra organizzata che ci ha messo in difficoltà. È vero, stiamo facendo un percorso molto positivo, però come ho detto prima ai ragazzi non ci dobbiamo tranquillizzare, non ci dobbiamo cullare sugli allori, dobbiamo continuare il nostro percorso, dobbiamo cercare di arrivare più in alto possibile, mancano 6 partite. L'obiettivo nostro, quello che ho detto alla squadra, è quello di cercare di vincere tutte e 6. Poi a fine campionato terremo le somme e vedremo il fine di quella. Però oggi è stata una partita bella, combattuta, giocata da 2 ottime squadre e sono contento. C'è stato un calo fisico, ma penso sia normale, dopo tutte queste partite ravvicinate ci sta oggi. C'è stato il primo caldo vero della stagione e quindi il nostro calo fisico penso che sia normale. Però come ho detto prima, di fronte incontriamo una squadra forte, una squadra organizzata che ha degli ottimi giocatori. Io sono molto soddisfatto, ripeto, perché con la classifica, con la salvezza già raggiunta, preferirei queste prestazioni che dei punti. Nel senso, lavoriamo durante la settimana, speriamo che la squadra continui a rispondere in questo modo. Venivamo da 2 vittorie belle. Oggi abbiamo fatto secondo me una buona prestazione, era normale soffrire perché giocavamo contro una squadra forte come il Pineto, abbiamo sofferto, peccato il momento che abbiamo preso il gol, era un momento di sofferenza, l'unico limite di quest'anno che posso dire alla mia squadra è che ogni volta che c'è un momento di sofferenza spesso prendiamo il gol invece di riuscire a tenere botta, però pazienza, per il resto non mi posso lamentare. Io direi che anche il primo tempo abbiamo fatto una buona prestazione, non creando tanto, però avevamo messo in difficoltà soprattutto sul palleggio iniziale, poi è normale che Pineto è una squadra forte, è venuta fuori,